entrata in ogni dettaglio è accogliente e la casa di Babbo Natale, che dal 17 dicembre fino al 23 di dicembre, per poi riaprire per il gran finale il 6 di gennaio, anima il centro storico di Siderno Superiore. Grandi e piccini si sono riversati nell'antica Motta Sideronis, ammirando con l'occasione il borgo antico, la piazza San Nicola, l'anfiteatro e tutti i palazzi storici, compreso Palazzo de Moya, sede della casa di Babbo Natale. L'apertura è stata affidata al primo cittadino della città di Siderno, Maria Teresa Fargomeni, e l'animazione all'associazione Hakuna Matata. Questa sera inauguriamo la casa di Babbo Natale, l'attesissima casa di Babbo Natale, perché quest'anno si è dotata anche della stanza degli elfi. Un lavoro veramente fatto bene per i piccini e per la gioia dei più piccoli. Infatti ringraziamo per questo l'associazione Paesi Meu Ti Voglio Bene, il presidente, l'instancabile presidente Claudio Figliomeni, che assieme a tutti quelli dell'associazione hanno creato veramente un'atmosfera magica per i più piccini. Già vedere i sorrisi e lo stupore, la faccia insomma stupita dei bambini è veramente, ti riempie di gioia e di soddisfazione. Quindi venite, in questi giorni sarà aperto per quasi sette giorni la casa di Babbo Natale, perché è davvero bella ed è davvero stupenda da vedere. Giornate intense per grandi e piccini da oggi fino al 23, con laboratorio di pasticceria a cura del bar Dolcemente e poi scatti fotografici natalizi per la fotografia di Carla Commisso, e poi raccontiamoci una storia a cura di Paola Grippa, e poi ancora l'associazione Hakuna Matata il 23 con musiche tradizionali natalizie e la partecipazione di Gabriele Tirimboli. Grande soddisfazione è stata espressa per il presidente dell'associazione Paesi Meu Ti Voglio Bene, Claudio Figliomeni, associazione che ha organizzato l'intera manifestazione. Allora, nasce innanzitutto su proposta dell'amministrazione, con il sindaco Maria Teresa Fragomeni all'epoca, quando è stata praticamente fatta l'anno scorso la prima edizione della Casa Babbo Natale, ha avanzato questa proposta e noi l'abbiamo accolta. L'abbiamo accolta perché l'anno scorso è stato un duro anno, il Covid che ci ha attanagliato, i bambini spaventati da questo mostro che loro non sapevano, inconsapevoli di che cosa fosse, per cui abbiamo dato respiro per loro, per questi bambini un pochino rattristati di questo male, e quindi questa fascia d'età di questi bambini un pochino paralizzati, abbiamo pensato di dargli questo regalo. Via di questo regalo è riproposto anche per quest'anno, l'anno 2022. Spero che il lavoro duro che c'è stato, un grandissimo lavoro alle spalle, che i miei associati mi hanno supportato e hanno lavorato insieme a me, e si è visto anche l'ottimo risultato, e spero che negli anni futuri si possa riproporre, ecco, sempre. Le date sono oggi 17, 18, 20, 21, 22, 23 e il 6 di gennaio, la Befana che viene a visitare la casa di Babbo Natale. E spero che tutti possano praticamente accogliere con gioia questa nostra, diciamo, iniziativa, e possano visitarla.